Siamo a Castelleone di Cremona, nell'azienda agricola di Bonetti, fratelli Ivano, Mauro, Francesco. Siamo qui con Ivano, ci conosciamo da un po' di tempo e vi do qualche indicazione su questa azienda agricola, ovviamente di vacche da latte. Qui ci sono circa 400 capi adulti, comprese quindi vacche in lattazione e vacche in asciutta. C'è anche un aereo che sta sorvolando l'azienda in questo momento. È un'azienda, diciamo, che fa latte alimentare, o meglio, fa il latte per il Gorgonzola DOP, viene ritirato dal gruppo Italatte. La produzione è una produzione, diciamo, superiore a quella che è la media nazionale. Qui vengono fatti circa 112 quintali per equivalente vacca matura come media pro capite. Ha dei buoni dati di fertilità. Questa è una stalla che ha circa al di sotto del 30% di rimonta, 121 giorni di parto concepimento e un PR interessante, il 28,4% di PR. Hanno fatto un buon lavoro sulle manze, qui le manze partoriscono per la prima volta a 23 mesi, quindi diciamo è un'azienda con delle prestazioni interessanti, ma non è questo il motivo per cui abbiamo chiesto qui a Ivano Bonetti di disporre un po' del suo tempo per parlare della sua azienda. Quello che mi ha sempre incuriosito di Ivano, dei suoi fratelli, ma soprattutto dell'azienda in senso generale, è il fatto che in questi anni, almeno che ci conosciamo, tutte quelle che sono state le migliorie, le evoluzioni, gli investimenti anche piuttosto consistenti sull'allevamento, sulla genetica, sulla nutrizione, insomma sul biogas, quindi sulla produzione di energie rinnovabili, ha sempre seguito un percorso ben preciso, che è una cosa, devo dire, abbastanza anomala, perché in genere in molte attività si lavora nella risoluzione del problema che hai davanti agli occhi, è difficile trovare una programmazione. Per questo ho chiesto a Ivano di parlarci un po' di questo, perché lui che cosa ha fatto sostanzialmente con i suoi fratelli? Ha fatto delle migliorie in tutti quelli che sono le componenti che poi determinano il successo produttivo, ma soprattutto economico dell'allevamento. Quindi sono stati fatti gli interventi sulla genetica, che sono stati abbastanza imponenti, intensi, adesso poi Ivano ci li racconterà, sulla gestione di alcune malattie che stavano in qualche modo compromettendo il buon funzionamento dell'allevamento. Sono stati fatti investimenti di gestione e sull'ambiente è stato fatto una miglioria piuttosto importante. Per cui adesso noi volevo chiedere appunto a Ivano questo. Allora Ivano, partiamo dalla genetica. In tutti questi anni che cosa hai fatto sostanzialmente? Quale percorso hai seguito? Ma più che altro genetica era una selezione fatto anche su carta. Invece ultimamente ho preferito fare dei controlli di DNA e con questi vado a copiare e a programmare le mie vitelle reali che mi servono. Ma perché la genomica? Perché hai fatto questa scelta forte? Perché mi sembra di capire che hai fatto la genotipizzazione per una parte della leva. Perché ho visto che man mano che faccio gli esami c'è il 30% di conflitto dentro. Quindi tu con la carta puoi andare a fare quello che vuoi, ma non è reale. Invece avendo il genotipo, il DNA che ti dà le malattie, ti dà l'attitudine al latte, ti dà tutte queste cose, puoi andare anche a selezionare sulla salute, che è molto importante, visto che gli antibiotici dovremmo sempre usarli di meno, è questo. E tirando fuori quella parte di scarto all'inizio, cioè non farlo nascere, automaticamente sto vedendo che la mia mandria ha sempre meno scarto. Okay. Se prima una rimonta era del 30%, 35%, sono già arrivato al 28%, 29% e sto tentando di arrivare al 25% e penso proprio di arrivarci. Perché elimini quella parte che non la fai nascere. Quindi qual è l'obiettivo? Cioè quale mandria vorresti avere? Verso che obiettivo sana, di selezione? Sana innanzitutto. Sana innanzitutto per non avere un intervento né del veterinario, né il mio intervento e né degli antibiotici o quello che è medicinale.
e poi deve avere attitudini di latte, grasso, proteine, quello è il futuro un attimino che mi vedo io. Okay. Più che altro puntare anche soltanto sul benessere animale, magari fai anche quei 2-3 litri meno di latte, però se vai a fare i conti bene. Che vuol dire benessere secondo te, Ivano? Perché qui hai fatto dei grossi investimenti sull'ambiente, sulla struttura. Sì, le linee del benessere te le dà, basta che segui un attimino quello che ti dice l'USL come misure e poi vedi nella tua azienda come ti puoi incastrare. Certamente bisogna partire dalla vacca da latte, all'asciutta, al vitello, che anzi lì bisogna essere morbosi, morbosi sui vitelli. Morboso che significa? Perché è il futuro, è lì. Okay. Più tratti bene lì e ne segni di meno con delle malattie, delle patologie, avrai vacche più sane dopo. Mi ha colpito come il criterio con cui tu gestisci i vitelli, cioè dalla nascita, dimmelo un po' brevemente, cioè i nostri lettori. Dunque, la nascita è la colostratura. Io la vedo che è molto importante. Io misuro il colostro. Tutti gli animali? Dipende un po' dal momento, un po' sì, un po' no, però faccio degli step che misuro il colostro. Se vedo che è un po' basso, cerco di modificare qualcosa nell'alimentazione della vacca asciutta. Se invece mi dà sul 30, 28, 30 è un buon colostro, portare via il vitello subito appena dopo la nascita, okay. Colostrarlo subito, questo è il lavoro più duro che c'è, e dargliene giù tantissimo, se bevono 4-5 litri. In America usa il soldino, okay. Per dargliene giù tanto. Io non sono molto favorevole a questo perché gli provoca un trauma molto, molto pesante al vitello, okay. Però se si interviene dalla seconda, terza ora, il vitello beve. Ne sonderò 1 su 10, okay. Riesco a dargli giù dei 4-5 litri nel giro di 2-3-4 ore, perché continuo. Piuttosto, se non bevono più, il giorno dopo non gli do più niente, okay. Che dopo riprendono loro a bere il latte ancora dalla monta della mamma, però intanto hanno giù 4-5 litri. Se partiamo da lì, siamo già... E vaccino le vacche asciutte per delle malattie tipo il coronavirus, okay. E il Bovipass per le forme respiratorie. Questo lo faccio di routine sulla vacca asciutta per avere dei risultati poi sul vitello. Quello che mi ha incuriosito, Ivano, è come tu hai poi deciso di gestire i vitelli una volta che escono, diciamo, dalle nurse, delle gabbiette dove li tieni all'inizio. Che mi hai raccontato quella storia di come tu fai il criterio con cui li raggruppi questi animali. Sì, prima sono tutti singoli, fino a 15 giorni, adesso poi ho fatto un'altra fila, proprio io li chiamo le mie culle, perché vengono dentro e lì deve essere pulitissima quando viene messo il vitello, perché c'è il contatto del contagio è in questo momento. Dopo i 15-20 giorni vengono disposto davanti sempre singolarmente, li tengo fino ai 40 giorni, poi li metto a box di 4 insieme, sempre quelli che erano vicini lì li metto vicino anche lì, e nel momento dello svezzamento li metto a 8, sono box di 8 che arrivano fino al terzo o quarto mese, poi da lì sono gruppi da 20. Però ho visto che i problemi nascono sempre fino ai 3 mesi, da 0 a 3 mesi è lì. Se passano lì che non hanno niente, non avrà mai più niente dopo, cioè, purtroppo è così. Facciamo un passo indietro sulla selezione genetica. Tu hai detto, Ivano, che ad un certo punto, diciamo, hai cominciato a programmare le fecondazioni, cioè sì. Immaginare i tori sessati, per poi arrivare successivamente alla giornalizzazione. Cioè, cosa fai esattamente? Quindi sulle manzi usi dei tori sessati? Adesso per quale sulle motivo? Manzi, sì. Adesso io ho dei test del DNA già su Metamandria in giù, perché questo è un lavoro che si deve fare nel giro di 2-3 anni. Cioè i risultati li vedi lì. Adesso io già un anno ho già tutto testato sotto, quelli da... che partono le manze che partoriscono adesso fino a quelle che nascono. Da lì si vede, aiutando, cioè mi aiuta il genetista, andiamo a scegliere, spacchiamo in gruppi di 3, le peggiori, quelle migliori e quelle intermedie. Le peggiori, se ne hai tante, si vedono, in poche parole. O a meno che puoi usarle con del toro da carne o del genere, però è rischioso sulla manza. Quindi quelle, se proprio sono
non geneticamente alterate, meglio tirare fuori che sono già lo scarto di domani. Quindi se tu lo elimini prima, io l'anno prossimo quello lì non ce l'ho più. Okay. È per quello che ti sto dicendo. Okay. E facendo questo mestiere, in poche parole, a me servono 120-130 manzi in un anno come rimonta, perché il numero qui è 350 di datazione, 50 in asciutta, e arrivare alle 720-730 è la parte per la giovane, e la mia stalla è satura, col benessere animale, quindi bisogna lavorare da lì, okay. Non crescere più e cercare di farne nascere mirate. Quindi io sto facendo quel mestiere qua, da gennaio dell'anno prossimo avrò le mie 130-140 vitelle che mi nascono, tutte con l'incrocio apposito, sulla manza faccio un sessato. Quella che non è tanto interessante, convenzionale, manze del primo parto, convenzionale, che avrò un altro 50% di femmine, e dal secondo parto in poi tutto Bluberga, perché è quello più redditizio. Perché sono 5 euro. Quindi, e poi dipende, non dipende è poco. Un po' dal. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, Ivano. Tanti anni fa, ormai sono passati un po' di tempo, diciamo, tu avevi grandissime difficoltà a gestire le malattie metaboliche dell'inizio del parto. Mi ricordo la gestione della chetosi, perché l'asciutta non si riusciva, e la preparazione al parto, a gestirla correttamente. Adesso la situazione è nettamente migliorata. Che consiglio puoi dare ai nostri lettori sulla gestione dell'asciutta e della transizione per avere meno problemi poi nel postparto, alla fine? Ma partiamo sempre dal concetto che il benessere animale è la base di tutto. Dopo una buona alimentazione va bene tutto, però è il benessere, perché ho visto solo cambiando la gestione del benessere le mie vacche sono cambiate. Perché io avevo le vacche asciutte su cucetta, belle pulite, tutto quello che vuoi, quelli là, ma loro non riuscendosi a sdraiare e alimentarsi, invece di mangiare 4-5 volte al giorno, andava solo 2-3, perché la vacca diventa pesante. Mi sono accorto di questo, loro ho tolto le cucette, fatto un box sulle tire permanente, quindi le mie vacche hanno le tire permanenti sull'asciutta. Poi quando c'è un momento di transizione, 3 settimane prima del parto, ho 2 sale parti, perché anche lì, un po' occasionalmente, perché avevo la possibilità di farlo, facendo 2 sale parti, una sono solo per le manze e l'altra per le pulipere. Perché non avendo la competizione, io le manze non so più neanche che partoriscono, perché hanno un parto molto rilassante. Okay. E invece prima non c'era, perché c'era la vacca più vecchia che disturbava quella più giovane. Okay. Perché quella giovane si trova spaventata la prima volta. Quindi dopo da lì passano un altro reparto, che è il postparto, e restano per 3 settimane. O e poi come le dividi poi? Con quale criterio di gruppi? E anche qua è stata tutta un'evoluzione sul benessere animale, perché io vendo i gruppi, sì. E stando un po' dietro così al tasso di gravidanza o quello che è, o anche il benessere, quello proprio della salute, le ho divise per età. In poche parole, ho un gruppo di manze, le primipere, e ho fatto la scelta di fare un altro gruppo per le secondipere. Okay. Perché ho visto che la competizione più aggressiva che hanno nella mandria sono le secondipere, che attaccano molto la prolipera. Okay. Perché ho già anche provato a mettere qualche manza di primo parto con le vecchie, lei è già sottomessa, resterà indietro, non va a mangiare, prima mangia l'altra e queste cose. Però non attacca. Perché il problema quando si gestisce sul cemento è quello, scivola, la botta e quelle cose lì, che noi ce le troviamo così, non certo. Vediamo niente, ma loro combattono tantissimo per la gerarchia che hanno dentro. Separando le seconde sono tutte tranquillissime e mi è aumentata la fertilità del doppio sulle seconde. Okay. Ecco, parliamo un attimo, qualche minuto ancora prima di concludere, della fertilità. Cioè, cosa pensi di consigliare ai nostri lettori, allevatori, su quali sono, diciamo, i segreti per avere una buona fertilità? Tu hai una buona fertilità, sono numeri interessanti, compatibili, diciamo, con un allevamento commerciale, poi dati, diciamo, assolutamente reali. Cioè, 2 o 3 consigli che puoi dare a un allevatore per migliorare la sua fertilità. Ma qua è un po' una visione che dipende da stalla a stalla.
come la proposta dell'Office Inc. che io ho fatto per un anno, ma poi ho lasciato subito perché ho preferito andare ancora sul naturale, perché è un sistema di collari, di rilevamento di calori, e è il tempo, l'orario vuol dire tanto, se sei a disposizione la mattina, il pomeriggio, la sera, l'orario vuol dire tantissimo. Della fecondazione. Della fecondazione. Okay. Quindi, cioè, aiutandomi con questo collare, ho raggiunto quei livelli qua. Poi in aziende che magari non c'è la possibilità di intervenire tanto, magari l'Ovisin può essere una soluzione. Certo. Anche se io non la vedo così, cioè, perché è molto dispendiosa nei soldi, costosa nei farmaci e poi non sono mica tanto di cultura. Sono molto un po' più naturale. Come vedi il futuro, Ivano? Tu sei giovane, quindi c'hai una prospettiva di lungo periodo. Cioè, come vedi il futuro di questo settore? Che cambierà tanto, specialmente sul discorso del benessere, discorso dell'antibiotico, di usare meno medicinali e di far capire alla gente che non siamo degli assassini, ma siamo degli allevatori che fanno da mangiare. E questa qua è la nostra sfida che dobbiamo... Ormai siamo stati un po' rovinati dai media, sempre facendo vedere questa faccia che noi abusiamo degli animali, questo qua invece non è vero, e dobbiamo cercare di togliere quella fetta lì che sicuramente c'è, però cioè, facendo anche vedere che non è così, non è la realtà, non è la realtà, e che magari chi lo e fa anche sacrificio è... e anzi vogliamo bene agli animali, ma tantissimo, cioè, se no non faresti questo lavoro. Perché se non hai la passione per gli animali, questo lavoro non lo farai mai. Quello è poco ma sicuro. Bene, Ivano, io ti ringrazio. Grazie a voi. È una bella conclusione, quindi grazie, Ivano.